banco che viviamo sono stati collassati dalle tasse, adesso ci aggiungiamo anche le multe per i cartelli. Non diciamo che non dovevano chiudere un occhio sugli illeciti, perché sappiamo che i cartelli non erano a norma, adesso lo spiegherà meglio Alex. Però forse si poteva dare un preavviso come ha fatto il Comune di Vasto. E buon senso, qui non stiamo dicendo che il Comune di Lanciano ha fatto qualcosa che non doveva, ma semplicemente il buon senso è venire incontro a una situazione già disagiata e già grave per tutti. E a tal proposito il consigliere Scapolare ha presentato una mozione di interrogazione sulle due questioni. Adesso si spiega. Sì, allora. Per quanto riguarda la ZTL, c'è una questione, zona a traffico limitato, va benissimo, ci mancherebbe, però c'è questa questione dei disabili che ci suona un attimino strano per le motivazioni che ha detto Emilia, che abbiamo parzialmente riportato nel comunicato stampa, perché è proprio vero che bisogna telefonare a questo numero, numero verde ogni qualvolta un disabile deve varcare il vasco. Devo passare il basso, il limite, insomma, un milione di tempo. Quindi è un po' assurdo perché questa, loro giustificano questa, perché è stato contattato l'ufficio mobilità e traffico, loro giustificano questa scelta con il fatto che c'è un abuso nell'utilizzo dei tesserini. Noi diciamo che si punisca l'utilizzo abusivo o eccessivo o non regolare del tesserino, ma che non si penalizzi una persona che purtroppo, a cui purtroppo la vita ha già riservato qualche dispiacere di troppo. Diverso discorso per il turista disabile, che ovviamente a lui sì si chiede, si può chiedere di telefonare. E quindi noi chiediamo, io ho presentato una interrogazione per chiedere di cambiare questo modo di agire per la zona a traffico limitato che riguarda i disabili, perché è molto penalizzante per i disabili. L'altra questione toccata è quella delle preinsegne. Abbiamo già sollevato la questione nell'ultimo consiglio comunale dell'8 luglio, c'è stato un ampio dibattito, perché come ha detto Miriam, posizionamento non è regolare in base al codice della strada, il codice della strada è una legge, però un'altra amministrazione comunale vicina a Lanciano e di pari grandezza si è comportata in maniera diversa, ossia ha dato 60 giorni di preavviso che scadono il 26 luglio, ha dato 60 giorni di preavviso per rimuovere le preinsegne oppure regolarizzare la propria posizione, e dal 26 luglio il Comune di Vasto provvederà a far partire gli accertamenti. Ci sembra un comportamento molto più lineare, molto più corretto, alla luce anche dei continui appelli che le altre istituzioni dello Stato fanno per creare un buon rapporto Stato-cittadini. E quindi nell'ultimo consiglio comunale abbiamo presentato una interrogazione. Siccome c'è stato poi anche il dibattito, si sono resi conto che è un argomento serio, perché 400-500 euro da un giorno all'altro, insomma, non sono poca cosa, 400-500 euro di sanzione, insomma, si sono resi conto che è un argomento su cui vale la pena porre l'attenzione, allora ho presentato una mozione per dare mandato al sindaco di contattare il prefetto di Chieti per il ritiro, comunque sono state allegate sia l'interrogazione che la mozione, per far ritirare le sanzioni dal prefetto di Chieti, perché una cosa è se va il singolo cittadino al prefetto, una cosa è se il Comune di Lanciano, in seguito alle 459 sanzioni elevate, insomma va in nome e per conto di questo 459 cittadini, che in realtà non sono 459, ma di qualche centinaio di cittadini. Quindi, uno, di avviare il colloquio con il prefetto di Chieti per il ritiro delle sanzioni, individuare un termine entro cui regolarizzare la propria posizione, individuare un termine entro cui rimuovere i trasgressori, devono anche rimuovere le preinsegne, perché
non è sufficientemente noto che non è sufficiente pagare la sanzione per sanare la propria posizione. Si paga la sanzione, si rimuove la preinsegna, si rifà la domanda all'iter, si riavvia l'iter e allora tu puoi rimettere la preinsegna, perché se non rimuovi la preinsegna sei ancora sanzionato, sei sanzionabile. Quindi, come si dice, alta benzina sul fuoco. Ed aspettare.